Ciao ragazze, allora come potete vedere ho cambiato location solo in cucina perché oggi praticamente ho registrato il video tutorial di questo trucco che praticamente serve per il contest che ha aperto Wallapie India Collection, quindi lo vedrete anche sul canale, non vi preoccupate. E proprio per questo motivo, insomma, mi vedete in cucina perché c'è più luce. Ho provato a registrare qui e vedo che insomma c'è più luce, si vede di più. Allora, oggi video sui preferiti del mese. Scusate per il ritardo, siamo ai primi di settembre e questi sono i preferiti di agosto, ma non ho avuto proprio modo. Alcuni prodotti che vedete li avete già visti nei miei video precedenti, però li ho utilizzati e li ho voluti reinserire. Allora, inizio proprio con l'illuminante della The Body Shop che già vi ho mostrato nei preferiti dei mesi scorsi, ma perché è stato l'illuminante che ho utilizzato di più in quest'estate, si può dire. Innanzitutto mi piace moltissimo il colore perché è un illuminante molto discreto, dà un bellissimo effetto sul viso, molto naturale. E mi piace perché mi ricorda moltissimo il Mineralize di MAC. Ha un costo, se non erro, intorno ai 22-23 euro. È un prodotto che purtroppo la The Body Shop non mette in saldo perché fa parte, insomma, della loro linea permanente, quindi non va mai sconto. Mi ha spiegato la commessa ed è il 02 bronzo shade, e all'interno ha dei pigmenti che riflettono la luce del sole, quindi davvero molto molto bello. Poi, tra i preferiti di questo mese, ci sono anche i rossettini della New York Color, che per chi mi segue su Facebook e Instagram vi ho postato le foto. Sono i nuovi rossetti che ha fatto la New York Color, sono i Lip Color Expert Last e sono dei rossetti a lunga tenuta. Questo qui è il 444 Chocolate Chip. Comunque, dato che non si vede, non mette bene a fuoco, è il numero 444, che è tipo un marroncino scuro che vira al malva, è molto molto bello. Questo è il colore, come potete vedere anche, ha anche un bellissimo effetto glossy. E poi c'ho, oltre a questo qui, anche quest'altra colorazione che è il 440 Creamy Caramel. Tra l'altro hanno davvero dei nomi molto molto carini. Questo qui è un nude, si può dire. Ed è questo qui più chiaro. Mi ci sono trovata davvero bene, hanno un costo irrisorio intorno ai 2 euro tipo e sono davvero molto molto validi, superiori ai loro rossetti classici, della loro linea classica, che io ho due colorazioni. Questo qui è il 405 Blue Rose, che sono altrettanto validi, però come durata preferisco questi qui. Durano davvero tanto e per il prezzo che hanno sono davvero molto molto buoni. Per quanto riguarda la qualità, io li reputo superiori anche ai rossetti della linea base di Essence, quelli di sempre da un euro e qualcosa che vanno via subito. Questi qui durano anche 5-6 ore. Ci ho mangiato e ci ho bevuto e devo dire che la durata è davvero fantastica, senza parole davvero. Anche se vanno via, vi lasciano comunque le labbra leggermente colorate, quindi ottimi davvero e hanno un costo davvero bassissimo. Sempre della New York Color vi voglio mostrare questo mascara che ho comprato vedendo il video di Mia. Ne parlava benissimo e lo reputava anche superiore a quello lì di Essence, le Love Extreme, quindi dato che io adoro quel mascara ho voluto provarlo. Ero un po' scettica perché comunque io i mascara della New York Color non li ho mai trovati molto buoni, quindi per esempio ho questo qui, sempre il City Curls, sempre un mascara incurvante che fa veramente schifo, indurisce moltissimo le ciglia, fa tanti grumi, è davvero pessimo e non incurva assolutamente niente. Però mi fido molto di Mia. Ho voluto acquistarlo, ha un costo tipo di 3,95 euro, qualcosa del genere, ed è buonissimo. Innanzitutto la confezione è molto comoda perché, come potete vedere, ha dei dentini
e fa tipo uno scatto, quindi non passa aria e ha uno scovolino bello grande, non fa grumi, incurva moltissimo le CIA e le allunga anche, ha un bellissimo nero, quindi straconsigliato ed è l'855 extra extra oggi non riesco a parlare. Ho l'855 Extra Black ed è il Big Curls. Io avevo quello lì arancione che faceva letteralmente schifo, però questo qui è ottimo. Secondo me molti prodotti della New York Color li hanno riformulati perché sono davvero molto validi. Poi un altro prodotto che ho utilizzato tanto in questo mese è questo duo di Wycon che faceva parte dell'edizione limitata alla Luxury. Io ho sia la palettina che questo duo di blush e terra. Ho utilizzato moltissimo la terra, l'ho voluta provare per fare il contouring e anche se all'interno contiene delle microperlescenze, sul viso non si notano molto. Da un bellissimo... Oddio santo, dà un bellissimo colore al viso ed è quella che ho utilizzato anche oggi. Come potete vedere, è molto discreta e molto scrivente, quindi fantastica. E ho utilizzato anche questo blush color malva, bellissimo. Ne basta davvero pochissimo perché sono davvero molto molto pigmentati, lo stesso vale per la terra, basta davvero un pizzichino perché sennò mi fa quell'effetto mascherone sul viso bruttissimo. Vi straconsiglio questi prodotti, i prodotti della Wycon perché hanno un crosto basso, si può dire, ma sono davvero molto pigmentati i loro prodotti e tutto quello che ho acquistato da loro non mi ha mai deluso, quindi straconsigliati. Magari non lo potete trovare questo qui perché era un'edizione limitata, però qualche altro prodotto del genere con blush e terra all'interno, sicuramente, insomma, lo potete trovare. Davvero molto molto valido. Poi ho utilizzato tantissimo per quanto riguarda gli occhi questo ombrettino qui che io utilizzo nello sfumone per sfumare e creare varie gradazioni di colore. Ve l'ho già mostrato in un altro video, ma è davvero fantastico, lo sto utilizzando tantissimo ed è l'ombretto della Bo, che è una marca bio francese. Questo qui mi è stato mandato a provare del 107 Sien. È molto molto buono, davvero scriventissimo. Basta davvero poggiare, ho soltanto poggiato e scrive che è una bellezza. Magari visto così non vi può sembrare un bellissimo colore, ma vi ripeto, è molto molto utile per sfumare all'interno per sfumare insomma gli ombretti e creare gradazioni di varie gradazioni di colore, quindi fantastico. Poi ho utilizzato tantissimo, sempre per gli occhi, la Naked 2, in particolar modo Blackout, perché questo mese ho fatto moltissimi smoky con il nero e ho utilizzato moltissimo Blackout perché è un nero super super intenso. Utilizzavo come base, anche questo tra i preferiti, il Fluid Line di MAC, il Black Track, questo qui, e lo andavo a tamponare con Blackout. Nello sfumone invece utilizzavo questo qui, questo ombrettino qui della Bo e veniva fuori un trucco davvero bellissimo. Poi, sempre come prodotti preferiti, sempre di MAC, ho utilizzato tantissimo la matita della MAC, la Prunella, che mi ha regalato Ginevra ed è davvero bellissima. È di un bellissimo viola, all'interno ha qualche micro glitter fucsia, però non si nota purtroppo dalla luce, ma all'interno dell'occhio dà davvero un bellissimo effetto. Poi, come ultimo prodotto, ho utilizzato tantissimo questo correttore della Physian Formula, che ha sia il correttore in stick all'interno che quello lì liquido sotto, però devo dire la verità, mi sta quasi finendo. Mi ci sono trovata bene, l'ho utilizzato anche per illuminare perché è un correttore molto chiaro, comunque si notava un pochettino il distacco, lo utilizzavo in particolar modo per illuminare o sotto l'arcata oppure quando insomma facevo il contouring, le zone chiare con le zone scure, cioè mi ci sono trovata davvero bene e l'ho utilizzato tantissimo. Questo qui l'ho preso al Cosmoprof quest'anno, spero di ritrovarlo perché è davvero
davvero molto molto valido. E niente ragazze, questo è quanto, questi sono i prodotti preferiti del mese, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao ragazze!